Prima giornata del 2015 in Serie C1, a casa Giove il Cus Caserta ospita il Cus Avellino. Il derby tra Cus comincia con un'azione di Ciro Della Corte che va in solitaria ma si scontra contro la difesa avellinese. Ci prova anche Servo di Dio, ma il destro è largo sul primo palo. Il Cus Avellino invece concretizza subito con il suo numero 10, perché su palla rubata c'è il tiro da fuori di Galeota Fiore che batte Centore, il pallone rimbalza e fa festa il Cus Avellino. La reazione del Cus tarda un po' ad arrivare, anche perché il Cus Avellino avrebbe l'occasione per raddoppiare con testa, che però calcia largo. Allora Danielo deve rubar palle e partire in contropiede, lascia sul posto un avversario, poi scarica su Della Corte che di prima la mette sul secondo palo. Potenza non sfrutta l'occasione, colpisce il palo beffato da una deviazione. Dall'altra parte lancio lungo della difesa avellinese, Galeota Fiore stoppa e rovescia al volo. Talento del Cus Avellino però non riesce a concretizzare in questa occasione. Il Cus allora cerca la scossa, Crispino per Della Corte, il pallone gli ritorna dopo la triangolazione. Potenza è preciso con l'esterno del destro, un gol non facile quello del numero 8 del Cus Caserta, ancora in gol 6 volte nelle ultime 7 partite. Della Corte per Cappella che si mangia con il mancino una buona occasione. Daniello prova dalla destra il diagonale, però è un po' largo. Galeota Fiore allora ingaggia ancora il duello con Stefano Cardillo, stavolta Cardillo va giù, esterno destro per Galeota Fiore sul palo, a Centore battuto. Successivamente si chiariranno i due giocatori, con Cardillo che protesta un po' con l'arbitro, ma Galeota Fiore che gli chiede scusa per aver sbracciato forse eccessivamente, ma senza fallo. Cardillo allora prova da calcio piazzato, la seconda volta gli va meglio, il pallone esce di poco sulla botta del numero 14 Cussino. Avellino prova a correre ma Cappella si frappone fra Galeota Fiore e il pallone, gli ruba la sfera, poi però in ripartenza non riesce a concretizzare e allora Galeota Fiore deve solo appoggiare per testa, che fa 2-1 al 26esimo minuto del primo tempo. Il Cus Avellino è di nuovo in vantaggio sul campo del Cus Caserta. I casertani provano la scossa con il solito Daniello che tenta di battere il portiere avversario anche sul calcio piazzato, non ci riesce, l'arbitro fischia due volte, le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 per il Cus Avellino. Si rientra con il solito duello Cardillo-Galeota Fiore, stavolta Galeota Fiore ruba palla al difensore Cussino e poi c'è Centore che deve intervenire per bloccare l'azione del numero 10. Ancora Galeota Fiore da fuori, il pallone sibila alla destra di Centore. Il Cus allora ci prova un po' la disperata, un doppio rimpallo favorisce Servo di Dio, il destro però è fuori misura. Dalla parte opposta il Cus Avellino vuole concretizzare e chiudere il match, prova ad approfittarne proprio Galeota Fiore su uno scivolone di Daniello, non ci riesce, colpisce l'incrocio dei pali, Della Corte dall'altra parte fa tutto da solo, prova a sfondare, conquista solo un calcio d'angolo. Galeota Fiore invece da calcio piazzato è più pericoloso, ma Centore dice di no. Il Cus allora riparte con potenza, cost to cost del numero 8, subisce fallo, calcio di punizione sugli sviluppi, Daniello la piazza sul tocco di Della Corte sul secondo palo ed è 2-2 a casa Giove. Non si ferma il Cus Caserta, ancora Cappella è sfortunato perché il suo sinistro è ancora largo di poco. Poi tocca a Crispino, il sinistro sul secondo palo esce senza deviazione. Della Corte perde palla e si fa espellere per questa trattenuta. Centore fa la parata, Daniello si appoggia a Cappella che ci crede, salta l'uomo e poi lancia proprio Daniello a tu per tu con il portiere, sbaglia la prima volta e poi op, il tocco di Fino. Solo un giocatore con il suo piede può fare questo gol, è 3-2. Il Cus Caserta è in vantaggio per la prima volta in questa partita. Si farà espellere anche Centore per doppie proteste, così come era stato ammonito si fa anche cacciare per un dialogo con l'arbitro. Entra Maiocca, subito protagonista con questa parata che salva il risultato. Potenza potrebbe addirittura fare il poker per il Cus, ma si mangia il gol in contropiede. Finisce così 3-2 Cus Caserta, che fa festa e comincia bene il nuovo anno.